Bentornati a tutti. Oggi è sabato, 18 febbraio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Bilancia. Giornata no, naturale, sabato 18. Che giornata c'è questo sabato, sotto il tiro incrociato della Luna, di Plutone in quadratura e di Giove opposto. La parte più difficile vi tocca affrontarla in famiglia, dove, a sorpresa, vecchie ruggini e incomprensioni del passato tornano a galla, rimettendo tutto in discussione. Giustamente temuto l'arrivo di vecchi parenti, ben informati all'epoca dei fatti, complicazione aggiuntiva che va a interferire coi vostri piani per il weekend e il tempo a disposizione per ultimare lavoro e faccende. Nulla vi irrita più di fatti antidiluviani che si ripresentano a rompervi le uova nel paniere, facendo vacillare tutte le vostre sicurezze riguardo la fattibilità di un progetto nel quale vi ostinate a credere, anche contro la logica della realtà. L'amore tende a consolidarsi con il contributo di entrambi i partner, ma in special modo di uno. Tutto si dispone per una novità importante e decisiva che potrebbe sovvenire improvvisamente: fidanzamento, convivenza, matrimonio, ma anche un nuovo modo di affrontare tutti i problemi e qualcuno in particolare. Oggi rischiate di essere imprecisi e frettolosi, Urano pur se in buon aspetto non riesce a farvi trovare ancora la giusta energia per essere del solito umore e con la solita energia. Oggi liberatevi di vecchie cose non più utili, non restate legati ad essi ripercorrendo vecchi dolori o antichi ricordi. Fate pulizia nella vostra vita e potendo girate subito pagina. Non abbiate paura di affrontare con il vostro partner un argomento che vi sta a cuore. Mettete le basi per una nuova intesa se tenete a lui. Le notizie che provengono da giornali e televisione potrebbero angustiarvi oggi particolarmente. Tiratevi su cercando di trascorrere una serata tra amici sulle ali della spensieratezza. Mettetevi in testa che essere distratti può provocare anche qualche disastro nella vostra vita. Mettete più attenzione mentre fate le cose e non lasciate nulla al caso. Si prevedono delle grandi novità, ma dovrai coglierle al volo, altrimenti potrebbero sfuggirti. Nei sentimenti, una nuova conoscenza invadente potrebbe metterti in difficoltà per le sue eccessive richieste e importanti soldi. Cerca di non spendere per cose inutili. Oggi potrai facilmente venire frainteso. Esprimiti con più chiarezza. In questa giornata sentirai il bisogno di confidarti con un amico. I suoi consigli ti saranno preziosi. Nel lavoro, approfitta di questo momento favorevole per tuffarti nella tua attività a capofitto. In amore, hai voglia di trasgredire. Se siete tra quelli che sono scontenti dell'ultimo periodo in fatto di amore, sappiate che da oggi potrebbero esserci delle potenziali occasioni per ribaltare la situazione e ottenere finalmente un po' di sole nella vostra vita. Sappi distinguere quali sono le battaglie degne di essere combattute e quali invece sono da lasciare. Se tutto vi appare confuso, è probabilmente perché voi siete confusi. Nella serata cercate di stare accanto alle persone che amate, senza troppe storie. In amore siate concilianti per evitare discussioni e battibecchi. Costellazione astrale che manifesta qualche variazione dell'umore per voi bilancini sempre così stabili, equilibrati, voi che siete uno dei segni dello zodiaco più capaci di non mostrare molto le vostre emozioni. Fate attenzione, soprattutto nel gruppo familiare di appartenenza, dove quest'oggi si possono creare screzi, magari dal nulla. La vostra capacità di mediazione e di intervento conciliatore può davvero essere chiamata in causa e tornare utile. Riuscire a mantenere la tranquillità in questo periodo è difficile perché soprattutto in famiglia e nelle relazioni con i parenti ci sono sempre troppe cose da dire e rimarcare. Nel fine settimana, tra sabato e domenica, ci sarà un buon recupero. Le coppie che già a dicembre hanno vissuto un momento di tensione dovranno evitare complicazioni, altrimenti si rischia di discutere nel corso delle prossime 3 o 4 settimane. Che voglia di tornare a casa presto, scaldarvi un po' con una bella doccia, mettervi comodi e cenare tranquilli. Tutto il resto un optional, che dopo una giornata così impegnativa sul lavoro e magari anche un principio di raffreddore si risolverà in una serata calma e tranquilla davanti la TV.
Di questo vi parla la coppia Luna-Plutone in quadratura al vostro segno, indizio di affaticamento e di una gran voglia di starvene serafici a casa. Amore ed Eros. Gioco erotico frizzante, se col partner c'è affiatamento ne fate di tutti i colori, in barba ai genitori bacchettoni che hanno invano tentato di imbrigliarvi in schemi convenzionali e smaccatamente retro. Se siete ancora single, senza un amore che vi porti le pantofole e ve le infili accarezzandovi i piedi, realizzati di aver bisogno di una presenza affettuosa in casa vostra, magari un micio, meno impegnativo magari di un cane, ma ugualmente tenero e coccolone, oggi ricorre la giornata nazionale del gatto, è ora di prendere quella decisione che bolle in pentola da tempo, al Gattile Municipale troverete chi vi sceglie e per entrambi sarà un colpo di fulmine. Cari Bilancia, c'è un bel recupero in amore nel fine settimana che gioverà molto sul vostro equilibrio interiore. Sul lavoro c'è un bel recupero anche se non tutti i problemi si risolveranno in un attimo. Dovete avere un po' di pazienza e buona volontà, ma andrà tutto per il meglio. Se adesso, senza volerlo, la persona che avete accanto cerca di ripetere con voi quest'ultimo comportamento sbagliato, provate a farglielo notare con la cortesia, la gentilezza, il sense of humor che sempre vi caratterizzano e vi consentono abili tattiche di persuasione diplomatica. Chi di voi è single, non si chiuda a possibilità che vengano dall'ambiente degli amici stretti che conoscono a fondo la vostra personalità, i gusti, le idiosincrasie di cui siete affetti. Lavoro e denaro? Niente uscite dopo il lavoro, nonostante sia sabato, dopo una giornata o meglio una settimana molto impegnativa sotto il profilo emozionale, specie se la vostra professione è imperniata sulla creatività, dove avete dato il massimo. Finito l'impegno avvertite un senso di vuoto, nessuna opzione vi prende, stasera non avete velleità. Investimenti arrischiati sul fronte immobiliare, prima di firmare il compromesso bisogna riflettere ancora. Questo è un buon momento per iniziare una nuova fase della tua carriera. Anche un piccolo cambiamento può essere molto efficace. Iniziare una nuova abitudine o tendenza per quanto riguarda il tuo lavoro. Con un ispirato team Venere, Nettuno adesso nel segno dei pesci, che esalta il senso del mistero e la possibilità di una vita oltre la vita, il suggerimento del film classico da vedere, o rivedere, è il bellissimo Miriam si sveglia a mezzanotte del 1983. Benessere. Inappetenti, ma questo non va considerato un malessere, casomai un dono dal cielo. Avanti di questo passo vi presenterete alla nuova stagione in forma smagliante, con una silhouette da fare invidia. Colori da indossare chiari, in foggia un filo trasgressive, evitate marrone e nero che vi invecchiano. Con l'allineamento planetario di oggi, sarete particolarmente sensibili ai bisogni degli altri, con particolare attenzione alla famiglia e ai bambini. Potresti considerare di migliorare il tuo ambiente domestico in qualche modo educativo. Per lei, i condizionamenti diventano zavorre che vi impediscono di proseguire a passo spedito. È ora di darci un taglio, non solo alle chiomme, anche alle abitudini. Per lui, incerti su come investire, in immobili da ristrutturare o azioni al ribasso che tendono alla risalita al momento giusto. Colore delle emozioni, mirtillo. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 6. Finanze, 7. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace. Sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.